Oggi prepareremo una torta molto scenografica, ma con pochissimo lavoro. Terremo il forno acceso solo 20 minuti, ma faremo una figura bellissima. Ci serviranno 5 uova a temperatura ambiente divise tra tuorli ed albumi, 125 g di zucchero, 125 g di farina, un cucchiaino di cremor tartaro o in sostituzione uno di lievito, della buccia di limone grattugiato, un pizzico di sale, della vaniglia e qualche goccia di succo di limone. È la stessa ricetta che abbiamo fatto per il rotolo, la pasta biscotto, diciamo così, pan di Spagna. La differenza qual è? Che stavolta ho aggiunto un cucchiaino di cremor tartaro. È meglio il cremor tartaro perché non ci serve proprio una lievitazione, ma ci serve piuttosto una stabilizzazione. Per la farcitura, 160 g di formaggio spalmabile, 250 g di mascarpone, 60 g di zucchero a velo, 400 g di panna fresca da montare, un 300 g di marmellata, io sto utilizzando quella di fragola, una coppettina di fragole e un cucchiaino di pasta di vaniglia. Ho pensato di utilizzare una crema che non ha bisogno di cottura. Naturalmente in questa torta ci sta benissimo anche la crema pasticcera, solo la panna mondata con il mascarpone o solo panna mondata e Philadelphia. Insomma, potete giocare un pochino. Per la bagna ho sciolto 50 g di zucchero in 100 g di acqua e aggiungerò per me un mezzo bicchierino di rum. In alternativa potrete utilizzare del succo di frutta anche alla fragola, ai mirtilli, potrete utilizzare dell'alchermes, del maraschino, del limoncello, insomma quello che preferite. Iniziamo subito a montare gli albumi. Appena iniziano a schiumare aggiungiamo gradatamente lo zucchero e poi il cremor tartaro. Anche il succo di limone. Quando è bello sodo, ci fermiamo ed aggiungiamo un tuorlo alla volta. Mettiamo il pizzico di sale. Dopo che abbiamo aggiunto i tuorli, lavoriamo per qualche minuto in modo che comunque diventa più spumoso. Dopodiché mettiamo la buccia di limone grattugiata e un cucchiaio di pasta di vaniglia. Aggiungiamo la farina fatta scendere da un setaccino. Io d'estate non voglio fare niente, poi quando comincio a fare mi sembra sempre un miracolo sta cosa che si gonfia e mi passa tutte cose. Mi avete suggerito di bagnare la teglia per far mantenere la carta, perché io ci mettevo il burro. Certo, col burro si mantiene meglio, però c'è un vantaggio che la teglia dopo non la lavo. Aspettate, mo non cominciamo. Non la lavo significa che non la devo scrostare, la lavo. Versiamo l'impasto.
Livelliamolo. Non ha importanza la misura della teglia, perché dopo la dividiamo in quattro parti uguali. Io per fare meglio mi aiuto un po' con la spatola, soprattutto negli angoli, che qua non viene mai buono. Inforniamo a 200 gradi per un quarto d'ora, quello che vi cuoce meglio, statico o ventilato. La differenza, magari statico cuoce qualche minuto in più. Un quarto d'ora. Se vedete che si colorisce, coprite con carta argentata. Vedete a me il mio forno che è un poco disgraziato? Lasciamo raffreddare qualche minuto e poi capovolgiamo. Stacchiamo la carta. Facciamo raffreddare e poi la taglieremo in quattro parti uguali, centimetro, righello, quello che tenete. Dopodiché prepariamo la crema. Questo potremmo farlo anche il giorno prima, volendo. Sto utilizzando questi perché fa molto caldo, quindi li ho tenuti in congelatore. Verso il mascarpone, la Philadelphia, lo zucchero. Se doveste utilizzare la panna quella dolcificata, diminuite di una trentina di grammi lo zucchero. La vaniglia. Mescoliamo giusto per amalgamare. Rimettiamo in frigo. Montiamo la panna. Fermiamoci. È bella soda. Versiamo questa crema più soda in una ciotola. Iniziamo ad incorporare la panna. Assaggio quando mi piace sta crema. Buonissima. Conserviamo in frigo. Pareggio un poco, diciamo, tolgo queste cose un poco bruttarelle. Per farle tutte uguali le mettiamo uno sull'altro e pareggiamo i bordi. Io le sto tagliando un po' ancora calde e non va bene perché si sbriciola. Più o meno, ma poi imperfetto, è bello. Io sto utilizzando le fragole, ma possiamo fare la stessa cosa con i frutti di bosco, con le ciliegie naturalmente li succioleremo. Ce ne mettiamo giusto qualcuno, qualche fettina, ma giusto per dare un tocco, diciamo che trovano una cosa fresca, acidula veramente, manco fresca. Mettiamo la crema in una sacca poche. Io sto utilizzando una bocchetta tonda, liscia, però va bene pure a stella, va bene quella che avete. Mettiamo un primo rettangolo,
Io ho messo la bagna qui, ma va bene con un pennello, con un cucchiaio. Un paio di cucchiai di marmellata, insomma, è da ricoprire la superficie. Teniamoci un poco più all'interno del bordo esterno. Continuiamo allo stesso modo per tutti gli strati. Mi è piaciuta l'idea di una torta libera, così senza schemi, senza che la dobbiamo fare per forza in un certo modo, le palline, un poco così, come bene bene. Volendo questa torta potremmo anche ricoprirla esternamente con sola panna e quindi diventerà una torta più elegantina. Vi ricordo che qualunque cosa vogliate fare, se ci facciamo fare un passaggio in frigo, anche magari pareggiare meglio i bordi perché c'è qualche cosa che è più storta, dopo che è raffermata 4-5 ore non si muove più. Anche adesso non si muove più perché, come vedete, è solida, la crema è corposa e mantiene. Però parla assai, meglio faciti voi. Ciao. Per darvi un'idea, questa è la torta che vi ho messo la foto il 2 giugno. Vedete, comunque si mantiene bella compatta. Vedete come si taglia bene. Non è che così, poi facciamo così e la serviamo. Comunque non sia mai che non assaggio, che dopo ci rimane di male, quindi... Ah, se va avanzando poche crema, qua sai, può mettere. Il mare si allontana sempre di più. Gli ho bene.